E il candidato civico per eccellenza di questa tornata elettorale, Maurizio Munafò, ha deciso di candidarsi alle elezioni di domenica e lunedì prossimi con una lista che ha accolto anche il gruppo di Antonio Messina, che ha fatto un passo indietro appoggiando proprio il commerciante milazzese che in passato ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Il turismo e il rilancio dell'economia cittadina tra i punti forti del suo programma elettorale. La candidatura parte esattamente da oltre quasi 2 anni fa e naturalmente ho lavorato insieme alla mia squadra e alla lista che mi supporta a quei tavoli che dovevano portare poi a quelle candidature che dovevano nascere e da destra e da sinistra, eventualmente una piattaforma civica, ma purtroppo diciamo, per decisioni di altri candidati o di altri gruppi alla fine nessuno ha lavorato appunto sulla piattaforma civica e quindi sono rimasto da solo a difendere quella città che non si riconosce magari in un partito o in un progetto che possa provenire da destra o da sinistra. Di cosa ha bisogno questa città prioritariamente? Io dall'inizio che parlo una sola lingua, la lingua è quella di chi effettivamente vuole un cambiamento radicale, della propria città. La prima cosa in assoluto che bisogna fare, come dico appunto dall'inizio, è ritrovare quel comune senso civico che ogni cittadino, dall'ultimo al primo cittadino a Milazzo dobbiamo avere. E se vogliamo fare bene, dobbiamo pensare prima in modo micro. Quindi micro interventi che sono dalla semplice scerbatura, la pulizia, l'ordine, il traffico, i parcheggi, cioè quelle piccole cose che si possono fare a costo zero, però sono propedeutiche per arrivare a ragionare poi in modo macro, cioè nel senso il progetto finale, che secondo me è l'unico che può salvare la città e i cittadini, dalla crisi. Che abbiamo specialmente economiche, che sarebbe praticamente andare a convertire tutte le nostre risorse verso la ricezione turistica.